Salve a tutti ragazzi! Certo! Salve a tutti ragazzi, bentornati da Nu in questo nuovo video di MotoGP. Iniziamo così la settimana perché è stato un weekend molto molto intenso. Sabato colpo gobbo ancora una volta su Forza Horizon 4. E ieri, attenzione, è tornato un video in moto sul mio secondo canale, che se ancora non conoscete vi consiglio di andarci a dare un occhio. E allora, proprio parlando di moto, ecco che Nu Rossi raggiunge l'Australia con non troppe buone notizie. In realtà questo nuovo sviluppo al motore, la prima volta che l'abbiamo provato, ci ha messo un po' in difficoltà. Infatti nelle libere in Australia siamo andati piuttosto malino. Dovremmo partire, dopo che non capitava da un bel po', dalla Q1. C'eravamo un po' gasati con la super vittoria, con una prova veramente imbarazzante, quasi di superiorità a Motegi. Invece qua niente, si torna a fare l'Aprilia cliente normalissima, che si qualifica 18esima. Importante però il campionato, perché a questo punto abbiamo ripreso Fabietto Quartararo per la terza posizione iridata. Sono 5 soltanto i punti. Certo è che se in Australia si mette così, non è proprio di grande auspicio. Eccola qui, l'aspra situazione ci viene sbattuta in faccia con cattiveria. Nu Rossi deve partecipare alla Q1. C'è però una piccola variabile da valutare, ovvero il meteo in gara, perché almeno l'app My World del team Aprilia di Nu Rossi non è proprio affidabilissima. Diciamo che il coso del meteo l'hanno preso su AliExpress, però dovrebbe portare pioggia. Fino ad adesso ha sempre avuto ragione. Il problema è che non sappiamo, coi tempi che corrono, con gli aggiornamenti che corrono, se la pioggia in gara sarà bene o sarà male. Nel frattempo sarà bene che Nu Rossi si lanci in Q1 senza perdere più di tanto tempo. Abbiamo solo un quarto d'ora. Voglio vedere un attimo la situazione gomme, perché vi dirò che ci ho provato io nelle libere ad andare in Q2, ma non c'è stato verso. Velocissimi. Marquez ha fatto, mi pare 20 25.1, vorrei dirvi cavolate. E di gomme, come vedete, non ne abbiamo più di soft. Addirittura ho provato, mi pare, a fare un lancio con una media posteriore che non è andato malissimo. Attenzione, con temperature super alte, male non è stato. Ho pensato di usarle praticamente tutte, anche perché già sapevo che la gara sarebbe stata bagnata e probabilmente lo sarà. Quindi diciamo che queste gomme qua tecnicamente le possiamo usare. Certo è che una soft davanti, proviamo a uscire così con soft e media. E visto che comunque la pista si deve gommare con questo setup, facciamo prima un giro insieme per vedere un po' la pista. Tanto non credo che andrò a finire in Q2 per il super giro, e poi semmai ripetiamo. Vediamo un po' com'è la pista. Sembra comunque caldissima anche in questa Q. Attenzione a Nakagami, che spara subito un tempo. Primo curvone, quarta marcia, almeno con questi rapporti io la tengo fino a qua. Anche se faccio un leggerissimo fuori giri, ma molto spesso capita. Però se non ti fa perdere troppo, perché non è un vero e proprio allungo, meglio tenerla per frenare bene. Attenzione, quinta marcia quando si entra invece nel curvone stoner, quasi pieno, si alleggerisce poco e all'inizio del cordolo parte la staccatona. Io arrivo ad affrontare anche in prima per farla girare meglio, poter frenare magari un po' più avanti e riprendere il gas subito in mano. Subito la seconda quando la moto tende ad impennare. Terza, poi seconda ancora di qua alla Siberia. E attenzione ad infilarsi bene in questo cambio di direzione che si fa con questi rapporti. Con la quinta si molla un pochettino e si imposta bene il salitone verso lo scavino malefico, che si affronta con la terza marcia. Stretti, qua più o meno al cartello dell'orologio. Si fa terza, seconda e prima. Subito seconda nel cambio, altrimenti qua si impenna e ci ritrovano lì dove ci sono gli alberi. Seconda e terza, si fa scorrere bene la moto fino ad arrivare all'ultimo curvone di super percorrenza. Anche qua quarta marcia, appena si vede l'orizzonte del cordolo esterno, gas pieno e si buttano dentro tutte le marce. Questo è un 26 altissimo, ci porta lontani. Infatti siamo undicesimi, bisogna cercare di migliorare, ma non è facilissimo. Questa è una di quelle nostre classiche situazioni in cui forse, credo, dovremmo puntare ampiamente sulla gara, che peraltro, come detto, sarà bagnata. Quindi un'incognita un po' per tutti. Speriamo ci possa favorire rispetto ai tempi di queste prove, che non rendono giustizia alle ultime uscite di Nu Rossi, veramente molto buone. Invece questa Aprilia qui sta soffrendo. Andiamo ancora una volta soft, abbastanza nuova davanti, più importante quella dietro, che è una media. Ho notato che si gira molto molto bene così, anche se siamo in qualifica. Certo, avessimo avuto una soft nuova, probabilmente male non sarebbe stato, ma non c'è tanta differenza, perché in libere le ho provate veramente tutte.
No, è incredibile, ma non l'avrei mai preso la Kagame 25-6, sinceramente lo dico, mai fatto, credo, neanche nelle libere, con tanta concentrazione e tanto tempo. Peraltro ho fatto due tentativi, il primo siamo caduti, come spesso accade, rotta la moto, ma non potevamo ripararla perché non c'era tempo, quindi il secondo tentativo con moto rotta faceva cagare. Ultimi, via l'incubo, pensiamo alla gara che sarà bagnata. Eccoci qua sulla griglia bagnata per davvero di Phillip Island, dove Nuno Rossi partirà incredibilmente ultimo. Attenzione, aumentiamo un pochettino il carburante, soft davanti, media dietro, ma sono le uniche ovviamente alternative con gomma bagnata. Ho visto la pole di Maverick Vinales addirittura, quindi ecco, è stata una gara di quelle che comunque di sorprese ne vede, e non è solo il povero Nuno Rossi ultimo, la moto, io, lui, qualcosa non è andato per niente. Probabilmente l'ultima cosa che ha voglia di fare Nuno Rossi adesso è parlare con questa giornalista, quindi tuffiamoci subito in griglia. Addirittura doppietta Yamaha ufficiale là davanti, Vinales e Valentino Rossi, Marquez segue in seconda fila, c'è anche guardarlo in seconda fila che ovviamente proverà a guardarsi un po' le spalle dal rientro di Nuno Rossi per la terza posizione mondiale, oggi in difficoltà. Attenzione anche a questa gara che, offrendoci il bagnato sull'Australia, non è che sia proprio facilmente prevedibile. Attenzione, scatta bene Rossi come al solito. Traction control 3, direi che lo teniamo. Sarei tentato anche su un 4, perché qua mi sa che si scivola tanto, ma vediamo un po' com'è l'effetto sapone. Intanto l'effetto filtraggio di Nuno Rossi funziona molto bene. Oddio lì, un po' di nuoto sincronizzato, imbarcate fin da subito. Occhio qui ad Ale, mamma mia, oh, Zarco! Mamma mia Zarco! Ma forse l'abbiamo toccato anche noi, ma in quelle condizioni con tutto il gruppone sinceramente è difficile avere 700.000 occhi, e soprattutto non è una mossa voluta. Attenzione qua Nuno Rossi, prova, no, spazzolatine pericolose da subito, sta stretto, attenzione a questa KTM che prova l'omicidio. Esce forte Nuno Rossi, prova a far fuori Alex Marquez, eccolo, gli chiude la porta davanti. Quartararo qua dietro, che infatti capisce che si trova subito in lotta con Nuno Rossi, prova a scalciarlo, ma Nuno Rossi lo risistema al suo posto, che poi non è il suo posto. Quartararo partiva quinto, partenza terribile la sua, invece bravissimo Nuno Rossi. Oh mamma mia, che fa fuori anche Petrucci nel cambio dell'esterno, come è partito con la sua Aprilia. Attenzione qua perché ci sono le due Pramac, Bagnaia e Jack Miller. Nuno Rossi nello scavino, il punto più pericoloso, con i freni in mano riesce a scavalcare Jack Miller. Cosa si è messo in testa? Occhio alle imbarcatine, buonissimo questo primo giro, occhio a quest'ultima curva da fare precisa, altrimenti si perde un botto, notato nell'ultimo settore. Vabbè che sono scriptati i tempi delle qualifiche, ma è il punto in cui si va a perdere di più. Chissà se la cosa ha un riscontro anche reale sulla pista, non mi sembra, in realtà siamo rimasti lì. Attenzione dietro a Pecco, oh attenzione Nuno Rossi, però l'ho visto brutto quel cordolo lì, così scivoloso. Invece tutto bene, rimane ottavo Nuno Rossi con le preghiere nella tasca invisibile della sua tuta, che di tasche non ne ha in verità, ma se le cucite addosso piene di speranza per questa rimonta. Un passo buono è già andato, perché abbiamo Quartararo alle spalle, e questo già è un grande farsi. Attenzione qua però, distrazione, non si la butta dentro di prima, mamma mia, però schiacciando i freni per benino, anche in maniera un po' pericoleggiante. Si è visto per un attimo Alex Marquez cercare un buchino, ma Nuno Rossi non è di quelli lì che offrono il buchino, e sinceramente tiene chiuso e rimane in ottava posizione all'inseguimento di Pecco Bagnaia, che a questo punto potrebbe avere un problema qua come Petrucci al limite. Nuno Rossi, che bel cambio di direzione lì, Bagnaia, ai, carenata qua, rischia Pecco Bagnaia, non le manda a dire, rischia di scaraventare Nuno Rossi fuori in pista dall'altra parte. Sarebbe stato un peccato per l'amicizia tra i due. Alla fine Nuno Rossi capisce che Pecco sta facendo il suo, gli si rimette dietro, proverà un'altra volta. Attenzione però, perché c'è sempre il fratellino di Marquez a cagare le palle qua dietro. Sento fischiare un'onda che non deve essere più un'onda, tra l'altro. Gioca con la onda, caro Alex, che tanto poi te la toglieranno appena possibile. Tra l'altro mille aggiornamenti hanno fatto, ma ancora di questa cosa non se ne fa nulla. Vediamo se di Nuno Rossi se ne fa qualcosa invece. Ah, larghino, attenzione qua, appena metti le gomme sull'erba sei direi finito. Attenzione perché si perde un pochettino, ma sapete qual è il problema? Se guardate la gomma posteriore a sinistra
è già morta, siamo neanche a metà gara. Cioè, non morta, perché... a guardare la gomma, si rischia di arrivare lunghi! Il cretino! Mamma mia, cioè io ho frenato 40 metri dopo, ho rischiato di starmi da solo, questo mi è arrivato dentro addirittura così? Attenzione, Alex Marquez, e allora te la sei cercata! Ti sei cercato il licenziamento? Stavo dicendo, non è che sia consumatissima, oddio, per essere neanche a metà gara in realtà sì, ma più che altro si surriscalda un botto il posteriore nella parte di sinistra, perché questa pista maledetta si appoggia tutta da quella parte, poi è bagnata ma non sta piovendo, quindi la gomma da bagnato comunque il calore lo prende, perché la striscia di gomma per terra si fa un po' di asciutto, qualche chiazza. Ma cosa ci vuoi fare? Abbiamo montato la più dura delle due. Attenzione qua, prova a fucilarci. Chi è questo? Miller. Eh sì, perché Bagnaia è davanti. Attenzione, Jack Miller, il confronto con la prima di Nurossi. Ovviamente alla meglio il Ducatore. Nurossi fa una grande fatica all'ultima curva a uscire col gas in mano per via degli scaldoni alla posteriore a sinistra. Attenzione qua, prova a resistere a Jack Miller, che prova a non starci a sua volta da dentro e da fuori. Si riscambia le posizioni. Nurossi prova a chiudere una porta. A Miller arriva anche Petrucci. Attenzione, si scaldano loro due. E nel frattempo Fabietto Quartararo è sempre alle nostre spalle, vero? Qui, oh no, vabbè, tu sei pazzo però. Adesso mi fa... no, dai, è pazzo però Petrucci. Cos'era quella sportellatissima lì? È arrivato su di gran carriera, si è visto anche su Miller. Però ciccio, tu così ti porti dei piloti sulla coscienza, caro Danilone. Un altro che non correrà più per il team in cui lo vediamo adesso. E attenzione, perché Nurossi a questo punto con i duelli rischia di rimanere un po' lì. Il tempo c'è ancora. Gomma posteriore a sinistra non troppo, a destra sì, quindi bene dentro allo scavino. Vediamo di ricucire con Bagnaia, anche se i primi sette sono uniti, però sono in sei. Il primo che probabilmente, boh, chi è? In pole c'era Vignales, ma non lo so. Adesso sul traguardo proviamo a dare un'occhiata. Vignales mi sa di sì, 29-2, grande giro tra l'altro, è stato il primo a farlo segnare, infatti sì. È lui in cima alla classifichina, con Nurossi un pochettino sconsolato qua. Messo in mezzo tra Bagnaia e un gruppo di inseguitori dietro, dopo essere sopravvissuto, devo dire, a un paio di assalti clamorosi, clamorosi. L'ultimo con Petrucci, che, così come aveva fatto Marquez, gli tira una carenata e se lo piglia in culo perché cade lui. Tutti e due. Allora Nurossi prova, mamma mia, nella posteriore, ragazzi, a sinistra non... c'è, trema la moto, guarda che roba, ma arriviamo lunghi qua. E ripassano, passano Jack Miller e Franco Morbidelli. Attenzione, due degli incubi dell'inizio stagione di Nurossi. Arriva anche una KTM, ma Nurossi comincia a far fatica. Guarda, l'ho anticipato io, e nel momento in cui l'ho anticipato, che lo sentivo, arrivano dei piloti a sopravanzare il povero Nurossi, che per la verità in ottava posizione, partendo da ultimo, non stava per niente facendo una brutta gara. Vediamo se può avere qualche moto d'orgoglio su Jack Miller. Prova a buttarsi dentro allo scavettino. E dove va questo con la KTM? Per favore, un po' di rispetto. C'è Jack Miller ancora qua con Morbidelli. Mamma mia, però qui io l'appoggio qua a sinistra non ce l'ho. Bisogna dosare per benino, cercare di tenerla in linea, ma non possiamo accelerare forte come Giacone Miller. E tirare uno Valentino Rossi, anche lui nella zona lì davanti. Valentino Rossi, perché io sto girando in 30, quindi mi sembra del tutto impossibile. Una gara veramente da incubo. Attenzione però, perché Miller può essere ancora un'idea, perché vedo che Franco ho fatto il cambio, sono dello stesso team, Fabio Morbidelli, la fusione dei due piloti Petronas, gli va via all'australiano sulla Ducati Pramac. Di conseguenza mi sa che Miller, anche lui, un pochettino di fatica la fa. Infatti Nurossi riesce a stargli dentro. Guardate qui, impresa di pulizie, c'è già il sapone per terra, solo che fare le pulizie oggi è un pochettino pericoloso, ma Nurossi se ne frega. Tanto la spalla destra della posteriore e anche dell'anteriore ci sono tutte. Il problema sono a sinistra qua. Guardate, Jack Miller è in effetti preda anche lui di qualche malore alla moto. Allora Nurossi prova ad approfittarne. Vediamolo qua
gli risale sulle spalle a mo' di zainetto, prova dall'interno, attenzione! Rischiano, ma Miller protegge molto bene l'interno, allora uno si prova ad affacciarsi qua. Ancora una volta lo scavettino pericoloso. Scusa, hai ragione tu. È solo che lì mi entri veramente più piano. Se freno più di così vado per terra. E non sono cretino come quei due lì di prima. Occhio. Attenzione, Quartararo si butta dentro. Ma com'è arrivato a razzo? All'alba dell'ultimo giro, Fabietto Quartararo approfitta. Oddio, teniamo duro, non va, ragazzi, quell'ultima curva è veramente l'apoteosi dello sconforto di Nu Rossi, con la gomma sinistra che gli fa perdere mezzo secondo soltanto in quell'ultimo mega curvone di percorrenza. Anche qua Nu Rossi prova ad andare a spigolare senza affidarsi troppo, però dai, addirittura dietro di questa cappatia. Peccato perché Quartararo, anche non avendo fatto una gara brillantissima, seppur partendo ultimo, ci prova Nu Rossi qua, vediamolo. Attenzione, è caduto qualcuno qua dietro, si tratta di Andrea Iannone. Nu Rossi è concentrato su Oliveira adesso. È un peccato, guardate Quartararo ne ha comunque, è arrivato dentro a cannone, ma ha passato anche Jack Miller, che in effetti aveva difficoltà, ma forse non così tante quante Nu Rossi, che nell'ultimo settore, in quel giro in cui peraltro Quartararo ha contribuito a farci perdere un sacco di tempo con quell'infilata, vabbè, chi è questo? Rabat? Zarco? Uno dei due? No, mi dispiace, mi sa che è Rabat proprio, mi dispiace Tito, ma non ci siamo. Con tutte le difficoltà Nu Rossi, guardate quella posteriore lì a sinistra, ma che cos'è? Ma poi soprattutto Quartararo, guardate, è andato via Jack Miller, finisce la gara, attenzione qua, arrivano, guardate quanto riescono ad accelerare, ma scusate, non hanno anche loro la stessa gomma? Io non riesco a fare le curve a sinistra più. Ha vinto Vignales. Marquez e Dovizioso recuperano, perché erano... Dovizioso dov'era? Marquez era in seconda fila. Il Dovi? Boh, ha fatto un bel recupero. Mentre Valentino Rossi scala di brutto, perché era secondo a fianco a Maverick. Vignales, che riesce a tenersi la sua posizione. Vale no. Quartararo arriva nono. Rossi dodicesimo. Mamma mia, terribile. 30-0, il giro migliore. Vabbè ragazzi, era un weekend che l'abbiamo capito da subito, insomma, come andava a finire. Questa pioggia non ci ha aiutati molto, anche se, per carità, partendo ultimo e arrivando dodicesimi, peccato per quel crollo clamoroso sulla spalla di sinistra. Ma cosa ci vuoi fare? Non pioveva, capito? Quindi probabilmente in alcuni punti, dando gas in percorrenza, il gombone posteriore prendeva delle scaldate e si è usurato. Mi chiedo però alcuni, ad esempio Quartararo, che è arrivato da dietro, perché all'inizio andava piano, l'abbiamo passato, cioè come faceva nel finale avere tutta quella gomma da darci 3 secondi, ripassare Miller. Va bene, come vedete è comunque a portata di mano, perché 8 punti, diciamo che questo weekend un pochettino da incubo, però divertente la gara, con 2-3 cazzoni che hanno rischiato di farci vedere altro che 3-4 punti, ma di farci vedere l'ospedale. Invece è andata bene, strana, ricca di colpi di scena, ma Quartararo rimane a 8 punti. Attenzione a Valentino Rossi però, meno 17, diciamo che la terza posizione del mondiale è la roba più bella da seguire nelle ultime due gare, che certo non ci fanno molto piacere, Sepang e Valencia. Lotteremo di brutto, sperando anche nel meteo, nelle fatalità, con Quartararo specialmente, perché vogliamo quella terza posizione mondiale. Nient'altro da dire ragazzi, supportate Nu Rossi, date un occhio alla descrizione, venite a seguirmi sui social, trovate un sacco di roba interessante qua sotto al video, e ovviamente io vi aspetto qui nel prossimo. Ciao!